certo. Qual è il suo scusa inquadratura? Non ti parla di momento di riflessione, di scatto anche per quello che succede. Le regole. Ma dove si può rifare? Vedete, quando le tensioni ci sono, perché non ci sono i capi, ogni tanto veniamo accusati che siamo eterodiretti e poi invece si capisce da queste cose che le tensioni normali, le problematiche che ci sono e che si risolvono sempre sono perché non ci sono i capi nel movimento. Questo è un'altra ulteriore conferma che il movimento come è nato continua ad essere coerente appunto con i suoi principi. Sarà un momento di... forse qualcuno come Pizzarotti ha pensato. Sì, anche la signora chiedeva di Pizzarotti, non so perché, con tutti i problemi che ci sono in Italia. Io il sindaco di Parma non lo conosco, penso sta facendo un grande lavoro, non entro in questioni che non conosco. Molto e... diplomatico. No, io diplomatico veramente, ci ho preso 34 giornate di squalifica dalla Camera, migliaia di euro di multa dalla Boldrini. No, assolutamente no, continuo ad essere sempre lo stesso, però sono diplomatico, non sono diplomatico, mi interessano le questioni importanti, ecco, 5 Stelle, Italia 5 Stelle è una questione importante, un momento importante con tanti attivisti in cui parleremo di tutti i successi che ci sono stati in Parlamento, del lavoro, io parlerò di politica estera, ci saranno la presentazione appunto delle proposte di legge che abbiamo già depositato e sarebbero pronte, la nostra idea di conflitto di interessi, che è un'idea che risolve il conflitto di interessi, non so se sapete, ma il Partito Democratico ha votato l'altro ieri in commissione la legge dei conflitti di interessi che è scritta da Sisto, che è il relatore di Forza Italia, cioè Berlusconi scrive il conflitto di interessi per il PD e il PD lo vota, cioè siamo veramente alla follia, a noi interessano queste cose e ciclicamente, come sapete, facciamo questi grandi eventi come Italia 5 Stelle questa volta per raccogliere tutto il popolo del 5 Stelle che aumenta tanto e si vede da stamattina, ieri sera abbiamo scritto ci vediamo domani mattina e sono arrivate centinaia di persone a pulire. Anche abbastanza pulito, sembra che abbia fatto un blitz notturno. Mi è stato detto, però mi hanno anche detto molti attivisti che sono venuti presto stamattina e hanno pulito molto presto loro dalle 9 alle 10. Quando si è in tanti si fanno 10 metri quadrati a testa e si va fortissimo. Grazie. Grazie. A voi. Buona giornata. Bravo. Bravo. Vai, Pippo, non ti togliere qua. Sempre così bravi. No, non ci devo dire. Grazie, ma grazie di aver fatto. Guardate, c'è solamente qua sotto un po' di tappi.